siamo ancora una volta in piazza unitariamente per difendere la buona scuola, la scuola della Costituzione. Renzi sta andando avanti per destabilizzare il sistema, questo noi non lo consentiremo e giocheremo tutta la partita in Senato. Chiediamo l'immissione in ruolo dei precari perché verranno cancellati ad oggi così come previsto nel decreto esitato dalla Camera. Chiediamo la piena autonomia delle scuole perché oggi è legge dello Stato, no al preside sceriffo, al preside sindaco e soprattutto che vengano cancellate le deroghe al governo, perché lì vorrebbe dire cancellare quella che è la collegialità oggi nella scuola alla quale noi teniamo in modo particolare. Studenti e famiglie hanno compreso le nostre esigenze, noi stiamo cercando di dare voce ai lavoratori e agli studenti, vogliamo la scuola della Costituzione e per ultimo, ma non per ultimo, noi stigmatizziamo il comportamento di questo governo che penalizza i lavoratori nel momento in cui noi abbiamo da 6 anni il contratto bloccato e sarà bloccato fino al 2020 con un danno per persona annuale di circa 3.000 euro che non sono poche. Questo noi chiediamo per un vero cambiamento, la scuola ha bisogno di risorse, non ha bisogno di macelleria sociale.